Nel 1700 poche potenze esistevano e nuovi stati sorgevano. Uno di questi era la Prussia, un piccolo staterello gestito da un piccolo re. Riuscirà ad entrare tra le grandi della storia? Seguite questa nuova campagna su Cantor Channel e scoprirete il destino che attenderà allo stato prussiano. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti per un nuovo episodio della MFR. Allora, iniziamo già col botto, tipo che il mio bellissimo agente ha fatto leggermente schifo. Poi allora, passiamo velocemente il turno. Allora, i nostri piani, ricordiamo solo tenere forte a Kiev e in maniera tale da poterci prendere anche San Pietroburgo, e stesso da San Pietroburgo scendere, fare praticamente il culo a stelle striscia ai nostri cari amici russi, e in maniera tale da così da poter fare molto male. Nel frattempo qua, tipo, se non mi sbaglio, un intellettuale russo è entrato nella mia università. Va bene, non fa niente, tanto anche se provare a rubarmi la tecnologia, c'ho delle cose super pro, quindi c'ho... Ah vabbè, questi qua sono i ribelli che devono venire a rompere i cosiddetti nuovi eredi di fazione. Zucchina, portami via in questo caso, vabbè. Ok, allora. Nel frattempo, fammi vedere soprattutto l'economia, come sta messa. Oddio, l'economia potrebbe essere migliore, però è messa abbastanza bene. Poi, allora, soprattutto qua... Prendiamo questo nuovo esercito. Allora, in questo caso qua San Pietroburgo lo prendiamo senza nemmeno combattere, offriamo anche la resa. Resa accordata. Sono stati danneggiati alcuni edifici, però ovviamente non... Perfetto, e quindi in maniera tale che così stiamo anche abbastanza tranquilli. Qua dentro cosa diavolo c'è? Allora, vabbè, non so cosa ci sia, però allora, questa spia, mandiamola verso Moskva, per la strada verso Mosca al momento è libera. Stranamente i russi non stanno facendo tanta guerriglia, devo essere sincero però. Oramai si sono scocciati anche loro delle rivolte, quindi direi che al momento siamo abbastanza a cavallo, perché se si sono scocciati delle rivolte... non sono nemmeno esentati dalle tasse, quindi perfetto. Poi soprattutto San Pietroburgo ci dà anche lei, secondo me, tanti bei dindini. No, non ci dà, al momento non ci dà niente perché è tutta danneggiata, è tutto un buco. Offriamo invece adesso la pace, vediamo se adesso la Russia accetterà la pace. La Russia adesso è indifferente, richiedi accordo, richiedi e ti ridò anche no, la Igria non te la voglio ridare. Sì, no, te la ridò, te la ridò perché sono una brava persona. E allora vediamo soprattutto qua se tipo se ti offro anche qualche tecnologia, tipo baionetta innesto e granate migliorate. Vediamo se adesso me lo accetti. Sì, perfetto, quindi trattato per la pace. Perfetto, quindi allora, quindi adesso la Russia, la grande potenza è la Russia. Vediamo se adesso richiede accordo commerciale. Vabbè, a questo punto ti devo dare i soldi, non ho capito. Richiede accordo commerciale. Se ti do tipo 715. No, mi dispiace. Anche se i tuoi sporchi soldi non li voglio. Allora, quindi perfetto ragazzi, la guerra con la Russia è terminata, direi che siamo in una posizione abbastanza buona per poter dire che stiamo facendo letteralmente il sedere a stelle strisce a tutti quanti. Quindi soprattutto tutti quanti stanno temendo la potente baionetta prussiana, quindi meglio di così non si può.
Più che altro, l'ho detto, questi ribelli mi preoccupano abbastanza perché non vorrei che succedesse come era successo la volta scorsa, cioè i ribelli polacchi che arrivavano là e mi fregavano la provincia. A me servono queste province, quindi anche se è un regno, tra virgolette, molto abbastanza spezzettato, però al momento l'ho detto, mi servono questi eserciti, mi servono praticamente. Nel frattempo un evento di Payday. Mi serve. No, 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 non mi andrà a marciare sulla città. Vaffanculo. Vabbè, tanto è una provincia ribelle, quindi adesso vado là. Me la conquisto allegramente. Richiedi resa. Ragazzi, la combattiamo automaticamente. Tanto comunque ho perso pochissimo. Ho perso praticamente un numero irrisorio di uomini. Ok, e nel frattempo quindi perfetto. E ora direi che tra un altro poco possiamo ritornare a fare la nostra cara guerra contro la nostra cara Polonia. Vediamo se le nostre finanze ce lo consentono. Eh sì, vabbè, il tempo che si ripristina piano piano tutto e dovremmo stare abbastanza bene a livello socio-politico-economico. Comunque, prestigio della Prussia più che confermato. Basta che comunque, ecco, i russi non facciano il passo falso che se dichiarassi guerra alla Polonia non intervengano, perché se intervengono lì mi incazzo, perché la Polonia, ragazzi, purtroppo è mia. Non mi chiamate Hitler, non mi chiamate nazista, tutte queste cose così. Però nei miei piani di battaglia la Polonia è una nazione più che ben contemplata, quindi infiltriamoci, vediamo un attimo. Infiltriamoci, vediamo cosa c'ha qua. Vabbè, non c'ha nulla di particolare, c'ha tutta fanteria di linea, queste cose così. Però ovviamente è in pieno range per la nostra cara Vilnius in Lituania. Però, tra virgolette, anche il mio generale è in pieno range. Per la vostra cara capitale. Quindi allora, c'è un posto in cui posso tipo. Beh, io direi a questo punto portiamolo qua. Nel frattempo quest'altro esercito. Dove diavolo sta? Quest'altro esercito lo portiamo a Kiev. Almeno così abbiamo un po' di garrison e così sono felici come la Pasqua. Mentre allora, osserviamo un attimo qua la situazione. Allora, qua comunque c'ho il nostro caro generale che immediatamente può dare supporto alle truppe. Poi qua abbiamo invece questo nostro caro amico che da qua ovviamente può andare là a spaccare la faccia brutalmente. Però ovviamente resta il fatto che Brandenburgo resta leggermente sguarnita. Allora, non posso fare pezzi di artiglieria. L'economia piano piano si sta riprendendo. E quindi penso che, tra virgolette, vi taglio queste parti molto noiose, molto pallose. Tanto comunque allora, introiti commerciali, fammi vedere ragazzi se ad esempio, ecco, lo so che ultimamente sono un paio di episodi molto pallosi. In guerra, alleati, Polonia e Lituania, partner commerciali, richiede accordo commerciale. Vabbè, ho capito, vorranno di nuovo la guerra questi qua. E vabbè ragazzi, gliela darò senza nemmeno troppi problemi. Un attimo solo. Ok ragazzi, rieccoci qua, finalmente. Allora, ho portato avanti un paio di turni, mi sono messo in posizioni strategiche, che ad esempio il nostro caro Adolf Huber, l'abbiamo messo qui, il nostro caro invece Leopold von Hallhahn Dessau, l'ho messo qua, mentre invece ho messo l'esercito di Alexander zu Donna Scholbitten, l'ho messo vicino a Minsk, che sembra la città meglio difesa, e ovviamente stavo reclutando anche un paio di bella gente, così potevo andare là a spaccare brutalmente la faccia, il quadruplo di quello che spacco generalmente. Allora, al momento, ragazzi, mi sto concentrando molto sulla Polonia perché nei miei piani, una volta conquistata interamente tutta la Polonia, posso ovviamente andare là a scendere la faccia. No, l'Austria che si è presa la nostra cara Varsavia, no?
Vabbè ragazzi, lascerò che la Polonia proverà a riprendersela, poi come svuoterà immediatamente le sue terre, andrò là e colpirò brutalmente duro senza nemmeno colpo ferire, però ovviamente l'esercito qua è bello grande, quindi mi metto paura anche che si possano prendere Bratislava, che tra virgolette mi serve non poco per fare, ecco, i miei confini statali classici, quindi io penso che tra un altro poco farò una bella, dichiarerò guerra ai nostri cari amici polacchi. Ovviamente mi sto rinforzando con numerosi cannoni e molta fanteria di linea, perché così in maniera tale che vado là e ho almeno gran parte della certezza che posso andare là e esercito di sabotatori? No, non è riuscito, dannazione. Poi allora, vediamo un attimo qua la nostra spia che ci dice che a Mosca, a Mosca sono felici, sta facendo addirittura il palazzo inverno. Anche se in teoria il palazzo inverno stava a San Pietroburgo, ci avrei qualcosa da obiettare, però vabbè non fa niente. Però palazzo inverno era a Mosca, cioè a Mosca, scusatemi, a San Pietroburgo. Però allora, vediamo un attimo qua l'economia, non ne parliamo proprio, sta messa una pezza. Ragazzi, m'hanno tipo bloccato. M'hanno tipo bloccato i miei confini. Quindi penso che questo esercito lo manderò qua. Allora, prima di tutto, a questo punto sono costretto a dichiarare di nuovo guerra. Chiediamo la resa. E ragazzi, questa ovviamente la si combatte. Non combattiamo battaglia da tanto tempo, quindi eccoci qua ragazzi, purtroppo dannazione, piove. Mannaggia. Non è una cosa che mi gusta moltissimo perché se piove alcune volte i moschetti fanno un po' di fail. Vabbè, non fa niente. Purtroppo questo è quello che ha deciso questo bellissimo gioco. Allora, facciamo una linea sul lato destro. Ok, allora, mentre invece qua facciamo un'altra linea sul lato sinistro. Allora, nel frattempo la cavalleria la mettiamo qua a fare ausilio. Ovviamente anche il nemico ha, come si chiama, ha dell'artiglieria, però io vinco di gran lunga a livello di artiglieria, quindi almeno su questo posso starmi ancora abbastanza tranquillo. Beh, questo primo. Perfetto, stanno trincerati in questo forte, quindi beh, è inutile che mi sparate, ragazzi, tanto tra un altro poco sarà la vostra fine. Mamma mia, ragazzi. Bellissimo, sparano sull'unico punto che è leggermente indistruttibile, che bello. Speriamo, ragazzi, che penso che in teoria comunque dovrebbero riuscire a sfondare il muro senza nemmeno troppi problemi. Tanto, diamine, sono tre cannoni. È vero che qua hanno un'intera sfilza di cannoni, però io ho un grande vantaggio per quanto riguarda cannoni e altre cose. Quindi, sì, vabbè, qua me ne sparano un colpo. Purtroppo però la posizione in cui li ho messi è abbastanza infelice, purtroppo, eh. Cioè, sono un genio. Cioè, quindi quello che dovrebbe realmente arrivare non arriva. Perfetto. Fai smontare l'artiglieria. La devo mettere un po' più avanti. Madonna mia, ragazzi, guardate qua. Cioè, in teoria, una salva del genere avrebbe sfondato qualsiasi muro. Allora, ovviamente l'ho detto, il vantaggio è abbastanza chiaro. Allora, un attimo solo ragazzi, che devo mettere bene al meglio questa fanteria, perché lo sapete benissimo, non mi gusta mettere la fanteria in maniera male.
altro facciamo avanzare anche leggermente il generale. Tanto qua in teoria è protetto con la nostra cara cavalleria. Ammirate, ragazzi, la potenza militare prussiana che avanza senza colpo ferire. Nel frattempo vediamo un po' se i polacchi hanno fatto qualche miglioria. No, non hanno migliorato niente. È bellissima sta cosa, non hanno migliorato niente praticamente. Qua hanno preso qualche ometto, però non me ne importa più di tanto. Qualche vittima in guerra è contemplata. Possibile farli correre? Correte, ragazzi. Non vorrei che vi prendessero, sapete com'è? State comunque sotto tiro. E mi serve che voi vi muoviate velocemente. Non me ne importa che vi stancate. Voi vi dovete stancare, dovete fare i muscoli per l'impero prussiano. Non me ne importa, dovete correre. Correre, correre. Konigstun. Non so che cazzo sto dicendo, però. Mi piace come si dice. Penso. Mamma mia, ragazzi, guardate che cazzo di pioggia. Mamma. Vabbè. Qua che si spara sui stessi uomini è epico, eh. È epico. Mamma mia, ragazzi. Guardia nazionale. Però davvero sono bellissimi questi qua della Guardia nazionale, però. Piove tipo troppo. Piove tipo troppo. Smonta l'artiglieria immediatamente. Voglio quel muro a terra. Lo voglio immediatamente a terra. Grugzu. Ok, ragazzi, vediamo soprattutto se qua tipo questi cannoni adesso inizieranno a sparare bene come voglio io. What? What? Ah, vabbè, che? Okay. Ah, tipo mi avevano caricato con la cavalleria? E quando non me ne sono nemmeno accorto, bellissima sta cosa. Ah, tipo ho preso anche belle perdite, che cosa bella. Ok, questo per farvi capire comunque io quanto adesso sia abbastanza teso per questa battaglia. L'ho detto, in gioco c'è il prestigio della grande Prussia. Quindi, però ragazzi, un'unità di 240 uomini ha perso troppi uomini. Non mi piace molto sta cosa. No, ragazzi, non mi potete far fuori i cannoni. Ma non sparano. No, dannazione, dannata pioggia. Dannata pioggia. Madonna mia, ragazzi. No, questa è la pioggia definitiva. Questa è la pioggia definitiva, letteralmente proprio. Fammi vedere se qua sparano, però mi sembra strano che tipo. Dalle altre parti sparino, mentre invece da me no. Mamma mia, ragazzi, no, è troppo acuta come pioggia. È inumana. È qualcosa di assurdo. No, ragazzi, è impossibile che si faccia una pioggia del genere, soprattutto durante una battaglia. Questo vuol dire solo una cosa, carica di baionetta. Cioè, però l'ho detto, mi sembra strano che tipo i cannoni polacchi possano sparare, mentre invece i miei no, eh. Ma perché adesso devo iniziare le cose? Vabbè, ragazzi, un secondo solo. Eccomi qua, ragazzi. Ho attutito un po' col rumore delle campane. Cosa bella, eh? Dicono Luca Anton sta facendo una battaglia e vai, che cosa è bella. Allora, reggimento di fanteria, abbiamo conquistato un edificio. Perfetto, quindi la nostra cara cavalleria. L'ho detto però, mi sembra molto strano che tipo le mie truppe non possano sparare. Cioè, non sparano i miei cannoni, questa è la cosa bella. Cioè, piove troppo, mi sa, eh. Piove davvero troppo.
Ok, vediamo soprattutto se questi picchieri adesso. Vediamo se abbiamo conquistato la guardina. Sì, abbiamo conquistato anche la guardina. Senza fiato, perfetto. Fammi vedere soprattutto se qua, tipo adesso, attaccata dai fianchi. Perfetto. Nel frattempo, vediamo se la nostra cara fanteria adesso va all'assalto. No, ragazzi, sta battaglia non mi piace molto, sono sincero. Non mi piace molto come si sta mettendo questa battaglia, sono sincero. Non mi piace affatto. Ma che diavolo fate? Che diavolo fanno questi qua? Non dovete scendere. Ma siete idioti. Fanteria idiota proprio. Cioè, sono l'unico stato europeo che c'ha la fanteria idiota. Ok, vediamo soprattutto se qua, tipo, questi qua adesso mettono a tacere questa artiglieria che sta tipo rompendo. Sta rompendo non poco. Perfetto, fammi vedere se tipo adesso comunque qua, allora. Che diavolo vuoi fare, eh? Che diavolo vuoi fare? Razza di barbone. Ok, allora fammi vedere soprattutto qua come si sta mettendo lo scontro. Attaccata alla retrovie, perdite umane. Nel frattempo qua attaccate dai fianchi. Qua piano piano questa milizia cosacca sta iniziando a cedere. Per fortuna mia. Per fortuna mia, ragazzi. È una bella fortuna che iniziano a cedere. Allora. Ah, che bello. Iniziano anche a sparare allegramente questi uomini miei. Finalmente qualcuno che spara. Finalmente qualcuno che si che diviene degno della baionetta prussiana. Devo riuscire a conquistare il forte il prima possibile. Ok. Più che altro qua non mi piace molto il tappo che si è andato a creare. Ok, nel frattempo qua caricate allegramente da dietro, anzi, qua caricate anche questi lancieri della Guardia Nazionale. La battaglia adesso è messa nella maniera migliore per me, anche se ragazzi potevo limitare tantissimo le perdite. Cioè, davvero, ho perso molti più uomini di quanto me ne potevo permettere, però vabbè, non fa niente purtroppo. Però, l'ho detto, potevo gestirmela nettamente meglio, sti polacchi hanno voluto provare a vendere molto cara la pelle. Perfetto, e adesso tipo il forte è tutto nostro, finalmente, e quindi generale nemico ucciso. L'ho detto ragazzi, ho perso molti più uomini di quanto me ne potevo permettere. Quindi termina battaglia, vittoria eroica, non tanto eroica, ne ho persi troppi ragazzi, ne ho persi molti di più di quanti ne potevo perdere. È stata una vittoria pirrica per me. Quindi... no, davvero ne ho persi troppi. Ne ho persi molti di più di quanti me ne potevo permettere. Quindi, beh, almeno il forte non è rimasto danneggiato troppo. Poi, soprattutto, qui, nel frattempo, con questo bellissimo esercitino, io direi di attaccare subito comunque Minsk. Passiamo il turno e vediamo la mossa dei nostri cari polacchi, cosa vogliono fare, se restano a trincerarsi oppure no. Più che altro l'ho detto, una volta, sicuramente una volta annientata la Polonia, penso che i nostri cari amici russi mi conquisteranno un altro paio di regioni, mi riconquisterò San Pietroburgo e Mosca e poi gli chiederò immediatamente la pace. Ok, ho capito, la Russia ricomincia con la sua guerriglia. La sua specie di guerriglia e la cosa non mi gusta mucho, non mi gusta affatto mucho, perché poteva Russia, potevamo essere grandi amici tu e io, mentre invece devi rompere i cosiddetti, quindi non fa niente. Nel frattempo qua facciamo un paio di soldatini, tecnologia, fuoco di fila,
No, perfetto. No, io invece voglio, non voglio questo, voglio la marcia cadenzata. Anzi, facciamo qualcosa, come progressi economici. Allevamento avanzato. Facciamo un po' di allevamento avanzato. Oppure poi... No, io direi a questo punto... sì, allevamento avanzato. Tanto comunque ho avuto anche il fuoco di fila. Poi nel frattempo... A questo punto io direi che nel prossimo gameplay faremo questa battaglia. Quindi ragazzi, restate collegati, lasciate big like, commentate, iscrivetevi. Noi ci vedremo ai prossimi gameplay.